Da oggi a Isernia è attiva la sezione provinciale di Donatori Nati, l'associazione donatori volontari Polizia di Stato. L'iniziativa, nata su impulso del questore della città capoluogo Roberto Pellicone, donatore di lungo corso. Dalle 8:30 alle 11:30, davanti alla sede della questura di Via Palatucci, l'autoemoteca dell'Avis ha accolto lo stesso questore, seguito da una ventina tra poliziotti e vigili del fuoco del locale comando provinciale, per questo grande gesto di solidarietà. Per tanti tra loro si è trattato della prima donazione, un ulteriore segnale positivo che attesta l'allargamento della grande famiglia dei donatori. Questa iniziativa è stata fortemente voluta da me, ma anche dai miei collaboratori con cui abbiamo pensato di far nascere questa situazione, perché è importante donare, è importante diffondere la cultura della donazione, soprattutto sensibilizzare i giovani alla donazione. È un gesto di solidarietà, di altruismo, che fa bene a chi dona. Io sono donatore da oltre 15 anni, e soprattutto a chi riceve, a chi purtroppo ne ha bisogno. È un primo passo e, come sottolineavamo prima, una alta percentuale di donatori sono primi donatori, quindi questo vuol dire che siamo già riusciti a raggiungere un primo obiettivo. Contiamo di crescere nel tempo e quindi dobbiamo, come dire, credere nella donazione e nell'importanza della donazione. Costituita nel 2003 per iniziativa di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato, l'associazione Donatori Nati nel corso degli anni, oltre a svolgere l'attività di raccolta di sacche di sangue da donare a strutture ospedaliere, parallelamente ha portato avanti un'attività di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura del dono di sangue. Tra i presenti alla inaugurazione odierna, anche Luca Repola, vicepresidente nazionale del Sodalizio. Noi come associazione abbiamo promosso la donazione, sì, ma anche in collaborazione con associazioni con sorelle, tra cui Avis e Frates. Perciò noi della Polizia di Stato, l'associazione della Polizia di Stato, siamo in grado chiaramente di assicurare anche a tanti ospedali la partecipazione all'attività centrotrasfusionale, reperendo unità di sangue che possono servire sicuramente a persone che attendono questo prezioso elemento. Ricordo che il sangue non si fabbrica, ma si può soltanto donare, perciò l'importanza vera è avere donatori di sangue. In questo caso la polizia è presente. È la cosa più bella, il nostro sangue non va ai poliziotti, va a tutti, perciò indubbiamente è un'unione ancora più forte tra la polizia e i cittadini.